Buonasera dal Pala Bakery di Piacenza, ultima giornata del girone di andata, nonché prima partita del 2016. La Bakery Piacenza affronta quest'oggi la Valentina's Bottegone, formazione undicesima in classifica, che viene sicuramente al Pala Bakery sulla scia della vittoria nel turno precedente in casa contro Torino. Tre i giocatori in doppia cifra di media nelle fila dei toscani, su tutti svettano Laudoni con oltre 18 punti a partita e poi l'espertissimo Fiorello Toppo, una vita trascorsa in Lega 2, sceso lo scorso anno proprio nelle fila del Bottegone. Al mio fianco coach Simone Zamboni mi aiuterà a raccontarvi questa partita. Buonasera, buonasera a tutti.
mancano pochi secondi all'inizio di questa partita, importantissima per Piacenza, che deve subito riprendersi dalla sconfitta esterna a 100 e sicuramente ritornare in casa dopo una sconfitta può essere un vantaggio, ma sicuramente l'urto psicologico della sconfitta a 100 credo che nei primi minuti si farà sentire, ma la bravura dei nostri giocatori deve essere questa: riprendersi subito dopo la sconfitta in terra ferrarese. Squadre già pronte in campo, vediamo ormai il quintetto classico per coach Bizzosi, ovvero Sanguinetti e Gasparini a dividersi i ruoli di play e guardia, poi Magrini, Soragna e a saltare per la palla 2 Francesco Infante, che non riesce a vincere questo salto 2, quindi è Bottegone a partire con il primo attacco di questa sfida. Subito il numero 7 Rossi a trovare i primi punti di questa sfida. Attacca a Piacenza con Gasparini, l'uscita dai blocchi per Sanguinetti che gli riconsegna la palla. Ottimo il passaggio per Matteo Soragna, subito il fallo e quindi ci saranno due tiri liberi per il numero 7 piacentino. E questa è la bravura di un giocatore completo come Soragna, che a volte si pensa debba fare delle cose fuori dal normale. Qua gioca un backdoor che si insegna al mini basket, però lo fa, non è scontato. Lo fa e lo fa con i tempi giusti, questo l'avrebbe portato a segnare i due punti non fosse stato per il fallo. Intanto Matteo realizza il primo tiro libero. E 2-2, nuova parità, attacca quindi Bottegone con Magini, che mantiene vivo il palleggio, trova poi vicino al canestro Laudoni, spalla canestro contro Giovanni Gasparini, proverà ad attaccarlo visto il gap fisico, ma poi c'è il rimbalzo di Infante sull'errore, quindi attacca nuovamente Piacenza. Gasparini mantiene vivo il palleggio, sfrutta in questo momento il blocco di Infante, poi c'è la palla persa, un passaggio troppo superficiale forse, e vediamo se pagherà dazio. Così non è, perché c'è il fischio dell'arbitro, il giocatore di Bottegone ha calpestato la linea laterale. Rimessa per da Beccheri Piacenza. Sanguinetti supera la metà campo, marcato dal numero 22 Magini, poi il tiro sbagliato di Gasparin, prova a lottare Infante, prova anche Sanguinetti, ma è sempre Magini in possesso di palla. Laudoni fuori dai tre punti, si prende questa conclusione che va a segno. 2-5 il punteggio quando sono passati 1 minuto e 20 secondi in questa sfida. E come dicevo all'inizio, in fase di presentazione proprio si vede una vecchia ricontratta e sicuramente deve lavarsi via subito le scorie della partita, come dicevo prima, della partita a 100. Adesso vediamo Soragna un po' sbasso, di solito in queste situazioni una sicurezza, e infatti una sicurezza. Nonostante la buona difesa di Laudoni, Soragna trova allo scadere questi due punti, poi un errore difensivo di Piacenza che non viene punito. Era mancato il rientro difensivo con i tempi giusti per da Beccheri, che però non ha subito punti in questa occasione. Quindi vediamo Gasparin a cercare Infante, che proverà ad attaccare Fiorello Toppo, il classico giro sul perno, poi lo scarico per Mattia Magrini con la bomba del sorpasso per Piacenza. Bellissimo movimento di Infante, che ci ha abituato ormai, questa è la seconda stagione che è con noi, a questi movimenti sulla linea di fondo. Mi sorprende ogni volta che le difese non si preparano su questo suo movimento. Conclusione da tre punti per Bottegone con Giannini, quindi ristabiliti due punti di vantaggio per i pistoiesi. E mi sembrano abbastanza caldi. Sì, sono partiti veramente bene in fase realizzativa. Vediamo Infante nuovamente il duello con Toppo, questa volta finta il giro sul perno, ritorna sul centro, due punti. E questa volta Toppo, memore dell'infilata sulla linea di fondo precedente, gli chiude appunto il fondo, gli concede il centro, ma Francesco fa un bellissimo movimento di finta e mette due punti. Ora ostacola il tiro, ma Toppo questo ce l'ha, ce l'aveva in Lega 2, ce l'ha anche in Serie B. Battezzato inizialmente, poi si è accorto che forse non era il caso di lasciare Toppo libero, ha provato a recuperare due punti quindi per Fiorello Toppo, e c'è il vantaggio per Bottegone. Vediamo Magrini che si alza nuovamente da tre punti, questa volta sbagliata la sua conclusione, Giannini con il rimbalzo difensivo.
c'è un buon ritmo finora, una partita che è iniziata subito con questo ritmo, speriamo che prosegua. E tanto Giannini veramente caldo, un'altra tripla, quella del 9-13. E la difesa, la nostra difesa biancorossa deve un po' adeguarsi, perché continuando a lasciare questi spazi, per ora sempre infilata. Sanguinetti ci prova da molto lontano, palla scheggia il ferro, poi prova a lottare Gasparino, nessuno può raccogliere quel pallone se non i giocatori di Bottegone già nell'altra metà campo. Ora Laudoni in possesso di palla, marcato da Magrini, insomma da toppo per il ribaltamento che non avviene per la buona difesa di Sanguinetti. Si torna sullo stesso lato da Laudoni, prova a buttarsi dentro, c'è un fallo, viene anche convalidato questo canestro, vediamo di chi è il fallo, dovrebbe essere del numero 7 se non vado errato, quindi Matteo Soragna. Primo fallo anche perché è il primo fallo commesso dalla Beccheri Piacenza in questo avvio di partita, quando sono stati giocati 4 minuti esatti. Si deve trovare un po' le contromisure a questi attacchi, costruiscono sostanzialmente un pick and roll e poi trovano o penetrazioni o tiri da fuori, bisogna trovare un po' il bandolo della matassa. Buona intanto l'iniziativa di Sanguinetti, in velocità trova questo fallo giudicato sul palleggio naturalmente, quindi semplice rimessa per Piacenza che va ancora da Sanguinetti, il passaggio fuori da 3 punti per Magrini, sbagliata la sua conclusione, ma ecco che cattura il proprio rimbalzo, si butta dentro, la palla circola fuori da 3 punti, Giacomo Sanguinetti colpisce per il nuovo meno 3 Piacenza. Buonissima questa circolazione, una penetrazione, uno scarico, un extra pass, 3 punti. Cose semplici, cose efficaci. Attacco intanto di Bottegone con Rossi che sbaglia, cattura il proprio rimbalzo e poi nonostante l'opposizione di Infante si appoggia al tabellone per il 12-17. E mi sembra una squadra completa questa, una squadra fisicamente che tiene botta, e tiene i contatti, mi sembra che per ora abbiano ottime percentuali da fuori. Ottimo il nuovo giro di Infante su quel perno, non arrivano i 2 punti perché arriva il fallo, quindi viaggio in lunetta per il lungo pugliese della Beccheri. È un po' il copione che Beccheri segue tutte le partite, servire spesso Infante nei primi minuti di partita, se c'è una pecca diciamo non riescono a farlo con continuità in tutto l'arco della partita. Però effettivamente hai ragione, Piacenza ama partire sfruttando i propri lunghi, sfruttando Infante in questa, nella fattispecie che in questo caso sbaglia il secondo tiro libero a sua disposizione, si resta sul meno 4, sul 13-17 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco del primo quarto. Bottegone attacca con Giannini, ribaltamento per Laudoni, prova a prendere posizione vicino al canestro, toppo e c'è un fallo su di lui. E qua la tattica di Bizzozzi è quella di anticipare 4 quarti davanti toppo e arrivare dal lato debole in aiuto sul lob. Infante spinge troppo, commette fallo. Il primo personale, secondo di squadra per Piacenza, mentre Bottegone attacca, apre il palleggio Magini. Ottima questa difesa sul pick, ottimo aiuto dal lato debole sullo show e 3 punti di Sanguinetti. E Piacenza torna vicina nel punteggio, meno 1, mancano 4:20. Magini attacca per Bottegone, blocco duro di Toppo per provare a liberare Giannini, poi secondo fallo. Questo è un problema, secondo fallo di Infante, quindi Cospizzosi costretto a chiamare Emanuele Meschino per preservare dai falli Francesco. Sì, sicuramente i giri in difesa si stanno alzando per Piacenza e trovando ritmo in difesa riesce a trovare anche ritmo in attacco. Questo però, l'aver alzato il ritmo in difesa ha portato ad aumentare l'intensità, aumentare i contatti e spesso di questa cosa ne fanno, sono un po' sfavoriti lunghi in questo contesto, infatti l'Infante purtroppo deve uscire per 2 falli, però entra Meschino che ha giocato un'ottima partita a centro, speriamo che si confermi. Intanto
Ottima difesa. Ottima difesa questa di Piacenza, che costringe ad un'infrazione di 24 secondi Bottegone. È impressionante, come vedevamo l'anno scorso, un giocatore come Rombaldoni, che è oltre 30 anni, avere una, non una rapidità altissima di base, ma avere quella capacità di anticipazione anche in difesa, e nello stesso modo lo vediamo quest'anno con Soragno, giocatori non più velocissimi, ma che sanno anticipare il movimento dell'attacco. E in questo caso sfrutta tutta la sua esperienza per portare a casa un fallo. Va a segno con il primo libero Matteo Soragno. Speriamo che Bottegone non continui con queste medie, perché vedo adesso 3 su 3 da 3 punti. Intanto Soragno ha sbagliato il secondo libero, quindi rimaniamo sul 17 pari. Vediamo questo attacco di Bottegone. Giannini sfrutta il blocco di Toppo, si va dal neoentrato capitano Marco Nato, che consegna ancora al proprio playmaker. E vediamo come sia salita anche in questo caso l'intensità della difesa di Piacenza, che ha costretto un tiro all'ultimo secondo, proprio all'ultimo entrato in campo, e non ha potuto far altro che tirare questa palla, che non ha trovato nemmeno il ferro. Vediamo Sanguinetti sfruttare il blocco di Meschino, il quale non si butta dentro, sfrutta gli spazi. La palla arriva poi a Matteo Soragna, che realizza da 3 punti. Come dicevo prima, è una regola non scritta: se difendi forte, attacchi forte, se non difendi, rischi di non trovare quel ritmo in attacco. Laudoni porta in post basso Gasparini, fa valere il fisico. È molto bravo a trovare questo mismatch. Bravi, bravi. Gas forse un po' dritto sulle gambe in questo caso. Isolamento sul quarto di campo, Sanguinetti, classico movimento, step back, 3 punti. E diventano 2 possessi di vantaggio per Piacenza, ovviamente il massimo vantaggio raggiunto in questo momento, Toppo. Ecco, questo potrebbe diventare il problema della partita, soprattutto ora che Francesco Infanti è giù per 2 falli. Purtroppo Toppo molto più forte fisicamente di Meschino, lì potremmo trovare molti problemi. Il consegnato di Meschino per Gasparin, sbagliata la sua conclusione, quindi riparte Bottegone con Giannini. Si prova a servire ovviamente Toppo per i motivi che dicevamo prima, ovvero la maggiore fisicità. Ottima visione di Toppo, un passaggio al Baggio per Giannini, che da centrare appoggia questi 2 punti. Ecco, adesso un nuovo equilibrio da trovare è questo: palla Toppo, portiamo l'aiuto, non portiamo l'aiuto, teniamo l'uno contro uno. Serie di finte, si va fuori dai 3 punti da Matteo Soragna, la bomba, e questi solitamente sono 3. Laudoni invece trova 2 punti, potenzialmente 3, perché c'è su di lui il fallo. Fallo che non ho capito chi sia stato fischiato. Mi sembra Mangrini. Plausibile il primo fallo per lui, e quindi potenziale gioco da 3 punti per Laudoni, che questa volta va a segno, quindi nuova parità. Si sta segnando veramente tanto, 26 pari quando manca 1 minuto 10 alla fine del primo quarto. E mi sembra che siano passati a zona, mi sembra una 2-3. C'è il tentativo da 3 punti, Giacomo Sanguinetti. Ecco, questa è una tripla di fondamentale importanza, perché quando si incontra una zona, mettere il primo tiro non è così scontato, e di solito il coach avversario lo cambia immediatamente. Se invece trovi difficoltà a trovare canestri, potrebbe diventare, a qualsiasi livello può diventare veramente un problema.
Intanto commettiamo un altro fallo. Questa volta è Gasparin che manderà in lunetta nuovamente Laudoni. Cambio per Piacenza, intanto esce per un meritato riposo Matteo Suragna, entra Gabriele Finn. Adesso siamo con un quintetto decisamente meno fisicato. Segno Laudoni intanto. Laudoni che va con il secondo libero anch'esso a segno. 29 Piacenza, 28 Bottegone. Piacenza che non potrà andare fino alla fine. Tanto Gasparin aspetta il blocco di Meschino, lo sfrutta, attacca Laudoni, sbagliato il passaggio ma arriva comunque in mano. C'è una palla persa di Piacenza, non si sono capiti in questo caso Gasparin e Meschino, un paio di passaggi leggermente fuori misura, l'ultimo ha costretto Gasparin a palleggiare direttamente fuori dal campo e quindi sarà Bottegone ad avere presumibilmente l'ultimo possesso di questo primo quarto, possesso che potrebbe valere il vantaggio in caso di realizzazione. Fischiato un fallo, dovrebbe essere di Sanguinetti. Abbiamo fatto tutto benissimo sulla difesa sul pick, sul classico gioco corna. Purtroppo Sanguinetti si fa ingolosire dalla palla, come si dice, allunga troppo la mano. Siamo in bonus, però tiro libero sbagliato. Sbaglia il primo libero Magini, va a segno con il secondo, siamo in parità, mancano 2 secondi e mezzo, prova lancio lungo Piacenza ma peccato, non arrivano punti in questa ultima azione. 29 pari alla fine di un primo quarto dai ritmi veramente altissimi, ma soprattutto dalle percentuali al tiro altissime. Guardo ora Piacenza con il 64 dal campo, Bottegone addirittura il 78. Sì, vincono gli attacchi però. Per il momento sì. E noi tiriamo con un onesto 7 su 10 da 3 punti. Sì, un onesto 70%. Insomma, percentuali che gioco forte saranno destinate ad abbassarsi nel corso della partita. Quale secondo te è l'accorgimento che la panchina piacentina dovrebbe attuare in questo momento? Ma nei primi minuti di partita abbiamo concesso troppo dal punto di vista difensivo, abbiamo faticato a trovare ritmo in attacco, come dicevo prima. Nel momento in cui abbiamo stretto un po' le mani in difesa abbiamo trovato anche noi ritmo in attacco, però loro stanno tirando veramente bene, stanno trovando tiri puliti e stanno trovando sempre i mismatch giusti. Come dicevo prima, la partita adesso si giocherà secondo me sui due falli sostanzialmente fischiati a Infante. Gioco forza, troppo avrà molto più spazio e molte più responsabilità in attacco. Se riusciamo a trovare il giusto equilibrio quando la palla va in post passo punto troppo, tra il tenere l'uno contro uno e non riuscire a non portare troppi aiuti per non scoprire troppo il perimetro, lì secondo me potrebbe essere la chiave. Mancano veramente pochi secondi al ritorno in campo. Coach Pizzosi riparte con i 5 che hanno chiuso la prima frazione di gioco. Dovrebbe essere lo stesso anche per coach Valerio, coach dei Toscani. Il primo possesso sarà per Piacenza, per Via della Freccia. La legge truffa. Ed è Sanguinetti con il primo possesso sopra la metà campo e trova poi Gasparin. C'è intanto un fischio. Dovrebbe esserci un problema con il tabellone dei 24 secondi, nel senso che dal tavolo non è stato riavviato, sistemato in questo momento.
portato a 17 secondi, quindi si può ripartire. Ovviamente rimessa per Piacenza, pronto fin con il blocco per Gasparin, quale riceve, mancato dall'Audoni, blocco di Meschino, e ripick, poi si butta dentro Gasparin, chiuso, trova fin fuori dai tre punti, sbagliata la conclusione, bel rimbalzo offensivo di Meschino. Anche questo è, sarà il tema della partita, fin da 4, e bisogna metterla perché sicuramente verrà marcato da uno più lento, deve mettere quel tiro per dare fiducia a tutti e soprattutto a se stesso. Bravissimo intanto Meschino con il secondo rimbalzo offensivo, poi il semigancio non va a bersaglio, quindi può attaccare Bottegone. Topo riceve molto lontano dai tre punti, trova sotto un compagno, ovvero Magini, che attacca spalla canestro Gasparin, il fadeaway sbagliato, tocca Meschino, controlla Sanguinetti che l'ha già trovato nell'angolo, fin sbagliata anche questa conclusione. Anche questa volta fin marcato da Marconato, lento nell'aiuto, la deve mettere. Lento, così come lenta è stata la difesa di Piacenza a tornare. Non è la prima volta che succede in questa partita, punita con i due punti del 29-31. Sì, si è già andata bene un paio di volte in queste situazioni di contropiede, la terza no. Tanto c'è stato l'errore di Magrini, Bottegone è già di là con Toppo, prova ad opporre il fisico Meschino ma lo fa fallosamente. Saranno quindi due tiri liberi per Fiorello Toppo. E questa volta la scelta della difesa è lasciare l'uno contro uno, non sono arrivati aiuti e Meschino è costretto a spendere un fallo. Vediamo Toppo in lunetta che realizza il primo tiro libero. Segno anche il secondo, raggiunge quota 5 personali Fiorello Toppo, consegna ai propri compagni il più 4, quando mancano 8 e 15 all'intervallo. Intanto Magrini, serve Sanguinetti, fallo su di lui del numero 22 Magini. E nel secondo personale quindi arriva obbligato il cambio, entra il numero 13 Maspero. Questo è un momento, mi sembra un momento top della partita, nel senso che si stanno formando gli equilibri, noi stiamo andando avanti in questo quintetto basso, gioco forza per i problemi di falli. Lontanissimo da canestro Sanguinetti che può attaccare Toppo, mancano però soltanto 2-1, allo scadere sbagliata la conclusione, cattura il rimbalzo Marconato. C'era stato cambio difensivo, c'era questo mismatch, Sanguinetti l'ha voluto sfruttare fino in fondo, non ha segnato, c'era il dubbio che ci fosse un fallo. Tanto Maspero aspetta il gioco di Toppo, si butta dentro, c'è un fallo, dovrebbe essere di Finn il quale si accusa immediatamente. Stiamo cercando di, come nel primo periodo, di alzare un po' i giri in difesa, ma ci facciamo sempre cogliere sul fallo. Intanto esce Toppo, sicuramente uno dei problemi principali per la Becker in questo avvio, quindi vediamo come, innanzitutto come reagisce Bottegone, come si adeguerà a Piacenza. Come primo possesso Bottegone sbaglia qualcosina perché Marconato alza un lob che non può ricevere nessuno dei suoi compagni, palla persa e quindi può attaccare Piacenza. Gioco uno lato, ecco Magrini, non sfrutta il blocco di fila, lo fa in un secondo momento, si butta dentro contro Rossi, va a spalle a canestro, poi torna fuori, gioca due con Finn, fuori da tre punti per Giovanni Gasparin, sbagliato questo tiro, controlla in due tempi Marconato. Il denominatore comune di questi ultimi attacchi sono i troppi palleggi. Teniamo la palla troppo ferma in una porzione di campo e la difesa si adegua.
dobbiamo muoverla di più. Tanto un fischio che dovrebbe andare contro Bottegone, esattamente, il fallo del numero 13, ovvero Maspero. Fallo in attacco per lui, cambio intanto per Piacenza, esce Finn e rientra Matteo Soranna. Finn, come dicevo prima, mi sembra un po' bloccato dalla partita precedente, dove ha sbagliato un paio di tiri, appunto a centro, abbastanza importanti. Mi sembra che sia ancora con la testa là. Rientra Soranna, vediamo. Prova a prendere posizione Sanguinetti. E la conclusione dalla lunghissima distanza, Manuele Meschino. E sicuramente avere un lungo che può colpire anche da lontano costringe gli avversari a degli adattamenti. È fondamentale questo, mettere questo tiro è fondamentale. Altra ottima cosa intanto di Meschino, che chiude la strada a Rossi, lo costringe ad un tiro fuori misura, cattura anche il rimbalzo. Buon momento per Manuele Meschino. Negrini va da Gasparin, il quale proverà ad attaccare dal palleggio Laudoni. Palla per Meschino. E c'è il fallo di Laudoni, il quale si beccherà anche probabilmente come minimo un richiamo. Si è andato proprio a cercarlo col corpo. Di solito in queste situazioni si allunga il braccio, si cerca di fermare il gioco con un fallo, perché non erano neanche in bonus. Lui è andato con tutto il corpo e non è neanche piccolino questo Laudoni, quindi giustamente Meschino lamentava questo comportamento. Richiamato più che altro perché ha fatto vedere il gomito vicino alla faccia di Meschino. Questo non può essere accettabile in un momento della partita peraltro tranquillissimo, non sta succedendo niente di che. 5 secondi intanto, l'infrazione fischiata, sarà palla per Bottegone. Stiamo perdendo un po' il filo, come dicevo prima, attacchi un po' fermi e un po' di paura, dobbiamo scrollarsela di dosso e tornare a fare quello che sappiamo fare. E tanto esce Gasparin per un po' di riposo, rientra quello che è l'ex di questa sfida, ovvero Fabio Puccarese, rientrato soltanto la scorsa partita da un infortunio abbastanza importante alla gamba. Servirà sicuramente per lui riacquistare fiducia. Intanto segna Rossi, i punti del 3-2-3-5. Bisogna cercare di tenerle questa penetrazione. Ho segnato per Puccarese. Aspetta l'uscita di Soragna, il quale non può prendersi questa conclusione, quindi aspetta che si posizioni Meschino, poi si prende la tripla, la segna. Tutta la classe di Soragna in questo caso. La freddezza. Sì. Peso specifico del tiro elevato, diciamo. Elevatissimo. Si va da Marconato intanto nell'attacco toscano. Conclusione dalla lunetta sbagliata, controllano in qualche modo i ragazzi in maglia bianca, conduce questa transizione Sanguinetti, poi la palla viene toccata per ultimo da Soragna, rimessa a Bottegone. Imprecisi, time out, schiariamoci le idee. E siamo comunque sul 35 pari quando mancano 4 minuti e 56. Percentuali che, come era preventivabile, si sono abbassate, ma soprattutto per Piacenza, che ora tira con il 47%, mentre rimangono altissime quelle di Bottegone, scesa dal 78 al 72, quindi parliamo comunque di numeri veramente importanti. Sì, ecco, se dobbiamo tenere, diciamo, qualcosa di buono di questi ultimi minuti visti, che non mi sono piaciuti tantissimo, possiamo dire questo, che loro tirano con percentuali direi notevoli. Noi sicuramente difensivamente siamo rivedibili, siamo 35 pari. Seppur troppo dipendenti dal tiro da tre punti, perché Piacenza sta tirando con 9 su 16 da tre punti e soltanto 2 su 7 da 2, quindi un attacco fin troppo sbilanciato in questo momento, anche se i biancorossi possono contare su diverse bocche da fuoco che hanno la mano per colpire da lontano. È stato il leitmotiv anche della partita di centro, abbiamo tirato veramente tanto da tre punti e non siamo stati premiati dalle percentuali.
Intanto seguiamo questo attacco di Bottegone, perché si è ritornato in campo, la palla va da Rossi, prova a prendere posizione Marconato che riceve in questo momento il buon passaggio per Maspero, che però non trova canestro, cioè il rimbalzo dopo la buona difesa. Manuele Meschino, bravissimo, bravissimo Cuccarese a tenere quell'uno contro uno in post basso su Marconato, e rientra Infante e Gas. Doppio cambio per Coach Pizzosi, escono Meschino e Magrini, mentre c'era stato in precedenza un fallo su Sanguinetti, costretta la difesa pistoiese a commettere un fallo sul velocissimo playmaker piacentino. E qua c'è un po' la partita a scacchi anche degli allenatori, rientra anche Toppo. Messa viene sporcata da Rossi, ma stava toccando con il piede la linea laterale, quindi nuovamente Piacenza in possesso di palla. Si trova Sanguinetti che aspetta il blocco di Infante, si crea lo spazio, si prende il tiro sbagliato, però il rimbalzo di Toppo. Era un tiro costruito bene, il classico tiro di Sanguinetti. Corre Laudoni, trova Cernivani che sbaglia questa conclusione. Buon rimbalzo di Sanguinetti, per dire la verità era da solo in quell'area di campo. Gasparin in possesso di palla, palleggio chiuso, ribaltamento per Fabio Cuccarese che prova la tripla dell'ex, palla rimbalza sul ferro, poi esce. Scattato il terzo fallo a Francesco Infante, un vero peccato perché era appena rientrato. È un peccato, sì, andava a perdere. Un fallo stupido, un fallo non a rimbalzo, un fallo sul palleggio che poteva evitare. E quindi attacca Bottegone con Maspero che va da Laudoni. Il ribaltamento di lato, poi servito sotto canestro Laudoni, palla per Rossi che viene stoppato da Fabio Cuccarese che poi prova a chiudere anche su Laudoni. Ottima la difesa di Cuccarese in queste due situazioni. Banana. Al di là della stoppata, comunque buona presenza nel posto giusto, al momento giusto. Si butta dentro Cuccarese, prova a servire. Si butta dentro Gasparin, scusate, prova a servire proprio Cuccarese, il quale non riesce ad afferrare questo pallone. Era un'ottima azione di penetrazione e tagli di Cuccarese, non coi tempi giusti. È stato dentro con un attimo di anticipo probabilmente, quindi questo ha generato questa palla persa. Vediamo come attacca Bottegone con Toppo a sfidare Meschino, che tiene bene, arriva anche l'aiuto di Gasparin, ma poi le mani morbidissime di Fiorello Toppo fanno sì che il pallone baci quel tabellone e si insacchi nella ripresa. 3-5-3-7. Doppia uscita per Soragna, intanto isolamento su un quarto di campo, però non gioca uno contro uno. Esatto, aspetta una nuova situazione, in questo caso prova ad attaccare Toppo, il quale è più lento di lui, costretto a commettere fallo. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare quando abbiamo quintetti in campo così piccoli, sicuramente attaccare giocatori più grossi e più lenti come Toppo può essere una buona idea. Intanto c'era già bonus, quindi due tiri liberi per Matteo Soragna, liberi importantissimi perché potrebbero permettere a Piacenza di tornare in parità. Intanto Soragna segna il primo per il meno uno, quando mancano 2 minuti e 57. Va a segno anche con il secondo, buon per Piacenza che quindi rimane in perfetta parità. Incertezza da parte degli arbitri, poi la palla viene assegnata a Bottegone. Non sappiamo come possono aver visto, vabbè. Finta di Toppo che poi fa un palleggio, arresto e tiro. Due punti per Fiorello Toppo.
se mette con continuità questo tiro può diventare veramente difficile fare le misure su di lui. Intanto Cuccarese prova a farsi vedere vicino al canestro, non viene servito, conclusione leggermente fuori misura per Matteo Soragna. Corre Bottegone, nuovamente a segno Giannini, attenzione alla sua terza tripla su altrettanti tentativi. Mano decisamente calda questa sera. Sì, questo è anche un tiro molto difficile perché palleggia questo tiro in transizione non libero. Si prova a servire Meschino, arriva il raddoppio su di lui. Aia. Sbagliato il passaggio d'uscita, quindi palla persa controllata da Masper. La palla persa è di Meschino, ma i compagni non gli hanno dato una sponda, non gli hanno dato una via di sfogo. Una finta di tiro da parte di Diva, poi Toppo va ad appoggiarsi, mancavano 3 secondi alla fine di questa azione e si allarga la forbice tra le due formazioni, più 7 in questo momento per Bottegone. Tiro da 3 punti sbagliato da Gasparin, lotta bene Meschino, garantisce un nuovo possesso a Piacenza. Prova Matteo Soragna ad attaccare, si butta dentro, non arriva il fischio. Soragna protesta in questo caso, il contatto c'era stato, giudicato non falloso. Sono finite un po' le idee, in attacco. Eravamo 5 fuori schierati, però buona difesa. Buona difesa in questo caso, costretto Giannini al primo errore da 3 punti della sua partita. Si prova a tornare da Soragna. Arrivano in 2 su di lui, il passaggio è per Meschino che si prende questa tripla completamente fuori misura, prova il salvataggio Gasparin. Buon fallo, non siamo ancora in bonus. Buon fallo quello di Sanguinetti per fermare questo contropiede, come dicevi non c'è bonus, quindi semplice rimessa. Esce Cuccarese, intanto rientra Magrini, vediamo se può dare qualche opzione in più in fase offensiva, qualche idea in più, perché è questo che sta mancando a Piacenza in questo momento. Sì, più che giocatore, le loro qualità, un po' di idee, un po' di estro, sicuramente Magrini può dare questo. Buona l'ultima difesa di Meschino su Toppo, a rischio di diventare ripetitivo. Questo è il motivo centrale della partita, la difesa sul fiorello Toppo. Finito il primo tempo, 37 Piacenza, 44 per Bottegone, il massimo svantaggio per la Becker in questa partita. Sicuramente bisogna ripartire nel secondo tempo con nuove idee, con nuovo entusiasmo. Vediamo come saranno in grado coach Bizzosi e tutto il suo staff a motivare i ragazzi. Noi ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Questo nonostante le buone percentuali, perché comunque Piacenza tira con il 42 dai 6,75,
questo gioco forza comunque viene in qualche modo compensato in questo modo. Intanto Toppo sbaglia il primo tiro di questo secondo tempo, cattura rimbalzo Gasparin, vediamo come attaccherà Piacenza in questo caso con Sanguinetti che sfrutta il blocco di Infante, tornato in campo con tre falli personali, si arresta Magrini, torna fuori nuovamente da Sanguinetti, si prende questo tiro da lontanissimo, scheggia soltanto il primo fermo. Ancora una volta Piacenza non sembra aver mosso più di tanto il pallone. No, lo ha mosso ma senza obiettivo. Lo ha mosso senza obiettivo. Intanto c'è un fallo fischiato a Matteo Soragna, il suo secondo personale. Quindi rimessa per Bottegone, se ne incarica Laudoni. Trova quasi la palla persa. Ne esce in qualche modo Bottegone che avrà questa rimessa. Nuovamente Laudoni a trovare Magini. Sì, mi sembra che siamo usciti con la faccia giusta dallo spogliatoio. Tanto buona difesa di Infante sul piazzato di Toppo. Anch'esso sbagliato. Quindi attacca nuovamente Piacenza. Vediamo Gasparin, non trova il compagno sotto canestro, il tiro gli esce cortissimo dalle mani. Sì, forse sarebbe stato meglio appoggiare la palla sotto Sorani, provare a dargli la spalla a canestro. Intanto Magrini ha preso un colpo in precedenza quando è caduto, ha chiesto la panchina di essere fasciato, il gomito non dovrebbe essere niente di che. Intanto blocchi duri per Marconato. Buono il passaggio di Toppo, ma c'è la stoppata di Magrini che spunta dal nulla per assicurare questo possesso a Piacenza. Sì, sarà preso un bel taglio dietro la schiena, ha recuperato benissimo con questa stoppata. Sanguinetti in punta, molto lontano, si aspetta l'uscita di Suragna che non può ricevere, si va quindi da Gas sull'altro lato. Attaccherà Marconato che è molto più veloce di lui, palleggio, arresto e tiro, si sblocca finalmente Giovanni Gasparini, il capitano biancorosso, con i primi due punti della sua sfida. Era un tiro molto pesante questo perché veniva da un airball precedente, qui doveva andare fino in fondo sul mismatch e l'ha fatto, ha fatto due punti, bella palla di Toppo, risolve Sanguinetti che la devia sul fondo. Tanto i medicamenti a Magrini che è a posto, può giocare. Rimessa quindi per Bottegone, Giannini trova in qualche modo Magini molto lontano da canestro, si fa riconsegnare il pallone. Il fallo di Sanguinetti che ha allungato troppo il braccio in questo caso. Sì, al di là delle sbarature mi sembra però che siamo usciti come dicevo prima dallo spogliatoio molto più reattivi di testa, mi sembra, e di conseguenza anche di gambe. Questo fa ben sperare. Prova ad alzare l'intensità difensiva Piacenza, il tiro viene sbagliato da Bottegone, corre Sanguinetti, si butta dentro, si appoggia al tabellone cambiando mano in aria. Un bellissimo movimento per Jack Sanguinetti. Adesso dobbiamo andare a riempire l'area, però dobbiamo dare una mano a Francesco che ha tre falli. Va per terra Sanguinetti su un anticipo e arrivano poi due punti. Due punti di Laudoni, intanto attacca Piacenza con Infante vicino a canestro. Si fa spazio, viene poi stoppato da Marconato. Una fase concitata, sì, della partita questa. Sì, sì. I contatti che stanno salendo di intensità in entrambe le metà campo. Prova salvataggio Gasparin. Rimessa per Bottegone. Sì, non siamo fortunati perché un fallo molto dubbio precedentemente non fischiato a Infante e ancora prima Sanguinetti scaraventato a terra. Sanguinetti marca molto vicino Giannini che trova poi Toppo, extra pass per Marconato che sbaglia questo tiro, bel rimbalzo di Infante che vola, poi consegna a Sanguinetti. Piacenza è a meno 5, vorrà riavvicinarsi con questo possesso, vediamo
quale è la soluzione scelta dai biancorossi. Si va da Magrini che si alza da tre punti, la bomba Mattia Magrini. E questi sono punti veramente importanti. Sì, ne ho contati tre. Sgomita un po' Marconato, prova a farsi spazio contro la difesa di Soraya, poi intanto Magini chiude il palleggio, buono il raddoppio di Magrini e Soraya lo costringono ad un tiro veramente da lontanissimo che va a segno. La fortuna aiuta gli audaci, Bottegone ha faticato in questo attacco ma ha trovato comunque punti. Ecco, questi sono i classici tiri che in difesa ti mettono veramente il sedere a terra, perché ti sbatti come un dannato e poi ti mettono una tripla del genere. Ma e replica Mattia Magrini in faccia proprio a Magini, e questa è un'ottima risposta di un giocatore che aveva segnato anche la tripla precedente. Ne ho contati 6. Provato ad arrivare in aiuto, in questo caso arrivano i due punti per Bottegone a frenare un po' l'entusiasmo della Becker. Giannini penetra con la mano destra, Luca Mancino si appoggia con il braccio sinistro, dubbio. Si può ricominciare con Sanguinetti che raccoglie in questo momento il pallone. Prova a farsi sentire il pubblico del Palabecchi, che prova ad incitare i propri beniamini, mentre Infante prova a prendere posizione vicino al canestro. Sanguinetti sfrutta il suo blocco, il ribaltamento per Soraya, l'extra pass da Magrini, si va bellissimo, molto bene sull'arco dei tre punti, come tre sono quelli segnati da Giacomo Sanguinetti. L'ottima circolazione di palla, il ribaltamento, serie di passaggi per ritornare in angolo da Sanguinetti. Un canestro costruito veramente di squadra con la S maiuscola. Laudoni si alza da tre punti, non riesce a replicare e quindi è un buon momento per Piacenza, che deve cavalcarlo, deve stare con la testa in questo possesso e costruire un altro buon tiro. Sì, vorrei sottolineare, come dicevo prima, la pressione difensiva che stiamo mettendo, la voglia di riprendere questa partita per i capelli. Segna Matteo Soraya, il vantaggio per Piacenza obbligato, il time out di Bottegone. Che bella reazione di Piacenza, l'avevamo visto in uscita dagli spogliatoi, una faccia diversa sui volti dei giocatori, si è tramutata in una pressione pazzesca a livello difensivo e, come dicevamo all'inizio della partita, difendi forte, attacchi con ritmo. Quale può essere secondo te il time out di coach Bizzosi in questo momento, in un momento così positivo per i propri ragazzi? Cosa può dir loro? Parlerà prettamente di concetti difensivi, continuare a fare quello che hanno preparato durante la settimana e farlo con l'intensità che stanno mettendo fino ad ora. Sicuramente non parlerà di quello che dovranno fare in attacco. Come dicevo, la partita per ora va su questi binari. Quando Piacenza ha messo in 5 quella pressione, quell'intensità difensiva, poi ha sempre trovato ottimi tiri. Quando dal punto di vista difensivo siamo calati, siamo stati disuniti anche in attacco. Il punto è quello, dobbiamo difendere con ritmo. Torna in campo, vediamo quali invece saranno state le indicazioni della panchina di Bottegone. Bottegone che attacca con Toppo che prova il consegnato per Giannini, non lo trova, quindi apre il palleggio contro Infante, quale chiude molto bene, cattura anche il rimbalzo. Ottima cosa di Infante in questo caso. Questa volta tiene le braccia alte, ostacola il tiro, costringe Toppo a rimanere lontano dallo smile. Ottima difesa. Si alza da tre punti Matteo Soraya che sbaglia, la palla gira più volte sul ferro e poi esce. Intanto c'è anche un fischio per un fallo di un giocatore di Piacenza, mi sembra Infante il quarto. Invece è Sanguinetti, fischiato il numero 5. Ha
sinistra però Sanguinetti che è sempre comunque qualche fallo. Fatto sta che Sanguinetti ha lasciato il terreno di gioco, è entrato Finn, quindi quintetto nettamente più alto per coach Pizzosi. Segue molto bene su blocchi Gasparin che mette una mano sul pallone. Bravissimo. Sarà rimessa per Bottegone, ma un ottimo lavoro di Gasparin in questo caso. Sì, in realtà il blocco l'ha tagliato e allungando il braccio destro è riuscito a intercettare la palla. Bravissimo. E ottimo close out di Infante. Fallo di Toppo che ha spinto a rimbalzo, ha spinto, trattenuto, ha comunque impedito a Gasparin di arrivare su questo pallone, quindi fischio più che legittimo, il terzo di Toppo, il quale lascia il campo e da Rossi. 6 minuti e mezzo di grandissima difesa. Grandissima difesa, ritrovato entusiasmo in attacco, questo porta alla parziale di 15-7 che racconta di un ottimo terzo quarto per Piacenza. Bravo, servito bene Infante da un ottimo passaggio di Gabriele Finn. Finn che prova a tenere su Marco Nato, è però in leggero ritardo, quindi commette fallo. Cercano di contenere la penetrazione, dato a mettere il corpo sul corpo appunto dell'attaccante. Ah, perdiamo questo taglio Gasparin. Due punti molto semplici per Bottegone con Giannini per il 54-53, quando mancano 2 minuti e 50 si va da Magrini che incrocia, prova ad attaccare in palleggio, subisce un fallo. Fallo che dovrebbe essere di Laudoni, così è, del 91, proprio Stefano Laudoni, secondo personale. E dovrebbero essere due tiri liberi. Potenzialmente possiamo allungare più 3, dopo essere stati per molti minuti sotto. Sembra che Bottegone stia un po' perdendo il filo, la palla sta entrando molto molto meno rispetto all'inizio, un po' sbasso, cosa che invece avevano fatto benissimo nel loro momento migliore. Buon per noi. E 2 su 2 per Magrini che riconsegna quindi a Piacenza quei 3 punti di vantaggio. Attacca Rossi al palleggio, poi costretto a far uscire questo pallone che arriva a Marco Nato, il quale non sa bene cosa farne. La palla in qualche modo arriva a Giannini che dal palleggio proverà ad attaccare Gasparin, arriva Soragna sulle sue piste, poi lo scarico per Laudoni che sbaglia la tripla, rimbalzo però di Marco Nato, serve Giannini che sbagliato incredibilmente questo tiro da centrarea. Buon per Piacenza che attacca già con Magrini, ribaltamento per Giovanni Gasparin, la bomba vola più 6 Piacenza. Stiamo trovando tiri in campo aperto, in contropiede, e la ritrovata fiducia ci mette nelle condizioni anche di prendere con leggerezza questi tiri da 3 punti in transizione. Attacca Magini, serve Rossi che si appoggia bene al tabellone, buon canestro. Ha bloccato, rollato bene, Infante sul contenimento è arrivato tardi, forse un aiuto dal lato debole sarebbe stato. Attenzione, scintille lì in mezzo, poi Infante subisce fallo su questo tiro. C'era stato intanto un contatto sotto canestro fra Soragna e probabilmente Laudoni, il quale era finito per terra. Vediamo come Soragna sia a parlare con gli arbitri mentre Laudoni chiede spiegazioni da lontano. Ora Magini a colloquio con Matteo Soragna, mentre Infante va in lunetta per 2 tiri liberi.
un'ottima partenza mano sinistra di Infante, partendo molto lontano dal canestro, peraltro una qualità non comune comunque per un lungo di quella stazza. Infante che intanto va a segno con il primo tiro libero. C'è il 2 su 2, quindi nuovamente più 6 per Piacenza. Fin prova a franco bollarsi a Laudoni, poi c'è la tripla di Cernivani che sugli aiuti era stato lasciato colpevolmente libero fuori da 3 punti. Cernivani, ex Tortona. Attacca intanto Magrini, va fuori da Fin che non si prende questo tiro. E fa bene perché Magrini, che ha ricevuto il pallone da lui, si appoggia al tabellone dopo aver attaccato dal palleggio. Nuovo più 5 per Piacenza. Canestro di Rapina. Questo sembrava proprio un fallo in attacco. Laudoni, mentre attacca con la mano destra, sgomita col braccio sinistro, ma gli arbitri concedono. Sgomita al contempo, fa vedere il contatto con Finn. E quindi Andrea Lunetta con questi due tiri liberi. E terzo fallo di Finn. Sì. Laudoni sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Tempi biblici per tirare un tiro libero. E questo allungare i tempi probabilmente porta anche ad un calo di concentrazione, perché comunque, come in questo caso dimostra Laudoni, 0 su 2. Tempi così lunghi ti costringono a fare i conti con te stesso e con la pressione che hai in quel momento. Concordo. Attacca Finn, chiude il palleggio, serve Infante che in qualche modo riesce a controllare questo pallone, classico giro sul perno, poi la palla da Gasparin su Ragna. Bravi. Extra pass per Gabriel Finn, sbagliata la conclusione, lotta Piacenza a rimbalzo, però alla fine Magini a controllarne il possesso. Finn 0 su 3. Proprio un momento di sfiducia per lui. Anche questo era un tiro abbastanza aperto. Abbastanza aperto in ritmo dopo il buon passaggio di Soragna, intanto segna Rossi. Praticamente dal gomito, e la preghiera di Matteo Soragna non va a buon fine. Però si chiude un ottimo terzo quarto per Piacenza, una parziale di 26 a 16. Che dal meno 7 la porta fino al più 3 sul 6-3-6-0. Un rapido sguardo alle statistiche: sono 3 i biancorossi in doppia cifra, guida tutti Matteo Soragna, quota 18, peraltro con ottime percentuali al tiro, segue a ruota Sanguinetti con 17, poi Magrini con 13, mentre per Bottegone vediamo il solito Laudoni, quota 16, Giannini 15, Toppo 12, peraltro quota 8 rimbalzi. Sì, mi sembra che la tendenza per le due squadre si sia un po' invertita. Bottegone, che aveva fatto lungo uso del coinvolgimento in post basso di Toppo, si è quasi scordato del gioco interno, mentre Piacenza ha riacquisito come nei primi minuti di partita la tendenza a appoggiare la palla sotto Infante, sotto Soragna. Non a caso ha trovato buoni tiri aperti dal perimetro. Questo può essere dovuto anche al calo di coinvolgimento in post basso di Toppo, dico all'aumento di pressione difensiva che Piacenza sta mettendo prima sugli esterni e poi anche vicino a canestro. Questo rende probabilmente difficile ai giocatori di Bottegone il vedere, il trovare il proprio compagno vicino al canestro, il quale poi, una volta che
è in grado di ricevere pallone, è pericoloso in qualunque modo perché può trovare punti, può trovare assist per i compagni. Assolutamente, nelle azioni che abbiamo visto nel terzo periodo abbiamo visto negare la recessione in post basso, ma anche ottime difese nell'uno contro uno dal post basso. Sicuramente, come dicevamo nel primo tempo, la situazione chiave della partita, e la stiamo finalmente risolvendo a dovere. Intanto si può ricominciare con il quarto ed ultimo quarto di questa sfida. Attacca Piacenza con Gasparin, su di lui il numero 4 Giannini. Soragna arrivata per Mattia Magrini, sbagliato la sua conclusione, prova a lottare fino a rimbalzo, poi invece Bottegone a conquistare il pallone. Sì, potevamo avere un filo più di pazienza, però Magrini veniva da una serie di tiri da tre punti a segno. No, conquista il rimbalzo intanto Rossi sull'errore di un compagno. Giannini sbaglia questa volta la conclusione. Si è forse raffreddata la mano dell'esterno dei pistoiesi. Una buona notizia per Piacenza, perché nel primo tempo aveva veramente fatto male alla difesa biancorossa. Vediamo intanto Finn che va da Suragna, ecco il ribaltamento per Gasparini che torna in punta in palleggio, attacca da lontanissimo Infante, il passaggio per Magrini, il tempo sta per scadere, se ne avvede Magrini che fallo. Conquista veramente allo scadere, dalla spazzatura trova due tiri liberi. In questo caso questa è un'altra tripla a tirare, però come accade spesso nei tiratori, quando si forza un tiro, quello precedente, quando ti arriva la palla che sei veramente libero, il tiro successivo ci pensi quell'attimo in più e perdi appunto il ritmo. Forse era meglio muovere nel tiro precedente e tirare invece il tiro che veramente era aperto. Fatto sta che sono due tiri liberi per Piacenza con Mattia Magrini. Sì, bravo comunque a ravanare, come si dice, questi due tiri liberi. Va a segno con il primo. Quindi sono due i possessi di distanza tra le formazioni. Allunga a 5 il divario quando mancano 8 e 58. Cambio intanto nelle file di Piacenza. Esce Soragna, entra Meschino, quindi quintetto con i due lunghi di ruolo per coach Pizzosi, con Finn spostato nel ruolo di ala piccola. Una soluzione che vediamo poco perché in attesa del rientro di Dordei Meschino è costretto molto spesso a giocare da 5. Esatto, e alternarsi spesso con Infante che ha molto spesso problemi di falli. Non lo commette in questo caso, anzi tiene molto bene la posizione, costringe il giocatore di Bottegone all'errore, al tiro. Quindi attacca Piacenza, Gasparin ha ricevuto, serve in questo momento Infante, spalla canestro, attacca Rossi, passi, infrazione di passi. Terzo tempo saltato non viene concesso ai lunghi, diciamo, anche se questo mi sembrava veramente al limite. Altra infrazione di passi, problemi sulla ricezione per Divac, che nulla ha a che fare con il più famoso Blade. Palla persa intanto da Piacenza, prova a recuperare Gasparin, un fallo sciocco perché oltre ai due punti permetterà a Rossi di andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Questo non ci voleva, una palla stupida persa a metà campo. E ad errore si aggiunge errore, come appunto dicevo, il fallo che potrebbe portare Bottegone a soli due punti di distanza. E Rossi punisce in questo caso Gasparin. 6-5, 6-3 la situazione di punteggio quando mancano 7 minuti 55 alla fine di questa sfida. Aspetta l'uscita dai blocchi di Magrini che non può ricevere, si va quindi dall'altro lato da Gasparin, gli viene sporcato da dietro il pallone. Un brutto momento quello di Gas, che ha perso due palloni. Punisce Giannini,
parità, quindi coach Bizzozzi opta per il time out per fermare questa emorragia. Due palle perse che non ci volevano e prontamente tramontate in veloci contropiedi. 6-5, 6-5, 7-41 nel termine. Stiamo un po' perdendo il filo, speriamo che la stanchezza non ci assalga, soprattutto dal punto di vista difensivo. Dobbiamo al rientro da questo time out trovare di nuovo lucidità e tranquillità in quello che bisogna fare sul campo e soprattutto deve ritrovare questa lucidità e tranquillità Gas. Bene, riprende il gioco, attacca Gasparin dal palleggio, non riceve fin chiuso, quindi c'è il consegnato con Meschino, riceve ora fin, sbagliato il passaggio per Infante perché nel frattempo il lungo era caduto, scatto fallo a metà campo a Magrini che ha provato a chiudere la strada al diretto avversario Vero Magini. Esce fin, è entrato Solani. Se tre palle perse consecutive non ci volevano proprio, però siamo lì, 65 pari, close out di Gas, non arriva l'aiuto di Bubu, non ce n'è bisogno, continuo penetra e scarica di Bottegone, ottima difesa di Gas, ottima difesa, Giannini sbaglia e in qualche modo Meschino. Cattura questo rimbalzo, una buona difesa da cui ripartire, prendere fiducia per questo attacco, si va da Soragna, è inevitabile che nei momenti di difficoltà si cerchi l'esperienza, la tranquillità di Soragna. Arriva però un'altra palla persa, corre Rossi, il quale appoggia i due punti del nuovo vantaggio per Bottegone. La quarta palla persa, veramente oserei dire stupida che commettiamo in un momento topico della partita. Si alza da tre punti Soragna, sbaglia, prova a saltare al rimbalzo Gasparin, non arriva in tempo e quindi attacca Bottegone con Divas che va da Giannini. Ora Magini lontano da canestro, sfrutterà il blocco di Rossi, lo fa in questo momento, sporca questo pallone Soragna, poi passi. Infrazione di doppio palleggio, giusto, giusto, fischiata a Cernivani, giusto, perché lui riceve la palla, la tocca, la butta a terra, la riprende, ripalleggia, sono d'accordo. Intanto esce Gasparin, rientra Giacomo Sanguinetti, c'è assolutamente bisogno dei suoi punti in questo momento, lui che è già a quota 17 tra i più prolifici nelle file biancorosse. Prova a farsi vedere Magrini, però non riesce a ricevere. Ecco quindi Soragna che attacca Cernivani, c'è il fallo su di lui. Ottimo gioco di doppia uscita per Piacenza che va a trovare in uscita i blocchi Soragna, che contro il più giovane Cernivani porta a casa un fallo di esperienza. 2-1 i falli per Piacenza. 5-41 dalla fine, meno 2. Ed intanto è rientrato Fiorello Toppo, fa il posto Divaz. Meschino va da Magrini, quale si prende questa tripla, la manda bersaglio per il nuovo vantaggio Piacenza. Ne ho contati altri tre. Tre su sette per Magrini. E Rossi non punisce dal mezzo angolo,
si assicura questo rimbalzo su Ragna, poi consegna a Sanguinetti, chiama schema 1, va da Infante, sarà l'uscita per Soragna, esattamente. Attacca dal palleggio Sanguinetti, prova ad addentrarsi nella difesa pistoiese, poi subisce un fallo. Fallo del numero 22, Magini. Terzo personale e rientra Laudoni. E questo è quello che deve fare Sanguinetti. Pochi palleggi sul posto, penetrazioni, portare a casa dei falli, arrivare più in fretta possibile in bonus. Prova a prendere posizione Infante, non viene servito da Sanguinetti che lo manda via, si butta dentro Sanguinetti. Ottimo, bravi. Ottimo la circolazione di palla. Poi Sanguinetti proprio vicino a canestro appoggia due punti. Bellissima azione corale costruita di squadra. Adesso Bottegone cerca l'alto basso, la palla arriva ovviamente a toppo, l'area si riempie. Tiro sul perno, buono canestro. Attenzione, dovrebbe essere il quarto di Francesco Infante. Gli arbitri in questo caso premiano la continuità del movimento. Fiorello Toppo gira sul perno, subisce il fallo, spinto da Bubu e segna. 70-69, questo tiro libero potrebbe impattare la partita sul 70 pari. E Toppo lo manda a segno, quindi tutto da rifare. Viviamo praticamente un supplementare di 4 minuti e mezzo che iniziano con Sanguinetti in possesso di palla, va da Magrini, lontanissimo da canestro, pressione difensiva su di lui, poi Soragna attacca Laudoni, il quale accentua il contatto e porta a casa il fallo in attacco dell'ex argento olimpico. Fallo tecnico fischiato a Soragna, attenzione. O forse alla panchina, non ho ben capito la gestualità dell'arbitro. Fatto sta che oltre al fallo in attacco c'è un fallo tecnico. Boh, non mi capacito di questo fallo tecnico, ovviamente sono di parte, ma Soragna non mi sembrava che durante la partita avesse protestato più di tanto con gli arbitri, è uno che cerca sempre di ragionare, non mi sembra che sia un giocatore che nella sua carriera sia stato mai offensivo, anzi si è avvicinato alla signora, vabbè. Fatto sta che c'è un possesso per Bottegone che è tornata in vantaggio, si va da Toppo, marcato da Magrini. Dal ribaltamento si va da Magini che ha un mismatch favorevole contro Meschino, il quale tiene molto bene la posizione, però la conclusione, che dovrebbe essere da due punti, va a segno. 70 a Piacenza, 73 Bottegone, mancano 3.45. Prova ad attaccare dal palleggio Magrini. Torna sulle sue piste. E c'è l'ottimo canestro col fallo subito Francesco Infante. Vediamo di chi è questo fallo. 55 Cernivani. Potenziale gioco da tre punti per Bubu in un momento chiave della partita. Bravissimo sul blocco, bravissimo sul roll, bravissimo ad andare su, bravissimo a tenere il contatto e mettere due punti. Sbaglia però il libero aggiuntivo. Bottegone quindi rimane in vantaggio di un punto, mentre c'è il fallo in attacco di Toppo che ha aggiustato il blocco. Mentre continuano le proteste sia di Toppo che della panchina, esce Cernivani, rientra Giannini.
La Sanguinetti si aspetta. Sono contatti durissimi, rimane a terra Magrini. Non viene fischiato veramente nulla. Ma veramente ci sono contatti ben oltre i limiti di ciò che è consentito dal gioco. Bottegone gioca duro, gioca duro in difesa, ce l'ha fatto vedere dall'inizio. Siamo al limite, contatto di gioco. Si stanno alzando i gomiti in una metà campo e nell'altra, e questo non può certo favorire il gioco. Adesso in queste fasi devono essere bravi gli arbitri a trovare il metro giusto, e mi sembra che lo stiamo facendo, ma soprattutto mantenerlo. Sbaglia questa conclusione Sanguinetti, prova a lottare Meschino. Corre Bottegone con Laudoni. Palla gira velocemente. Ci mette una mano Infante e poi è il quinto. Fallo di Toppo su Giacomo Sanguinetti. Attenzione, perché è esattamente il quinto fallo, momento importante della partita. Sì. Perché il giocatore più importante della squadra toscana è costretta a lasciare il campo quando mancano esattamente 3 minuti. Vallonetta Sanguinetti con i liberi del potenziale pareggio, se non sorpasso in caso di 2-2. Intanto va a segno il primo. Un'ottima notizia questa per Piacenza. Sicuramente, come hai detto bene, Toppo era il giocatore sicuramente che tiene alto sicuramente il valore del quintetto di Bottegone. È stato per ora il giocatore che ci aveva dato più problemi, sia diretti con le sue conclusioni che indiretti per ovvi adattamenti della difesa. Però Laudoni sbraccia, sposta Infante, tutto regolare, naturalmente si appoggia al tabellone per il 7-4, 7-5. Torna quindi in vantaggio la squadra toscana, la quale veramente antisportivo, questo lo deve fischiare, questo deve essere assolutamente un fallo antisportivo, così viene sanzionato, perché Laudoni qui veramente ha provato a stendere Magrini, non ha cercato nemmeno il pallone. E fallo tecnico, e fallo anche tecnico al coach, alla panchina, fallo tecnico alla panchina. Saranno quindi 3 tiri liberi per Piacenza e possesso. Esce Infante, entra Gasparini intanto. Era proprio questo che intendevo quando parlava di metro in questo momento topico della partita. Se gli arbitri avessero lasciato correre quei contatti, la partita cambia e può diventare cattiva e solo fisica. Io sono del parere che questi contatti non debbano essere lasciati correre e che il metro vada a punire questi contatti che non fanno parte del gioco. Intanto Magrini sbaglia il primo tiro libero sul fallo antisportivo, si appresta al secondo. Questo a segno. Rimane in lunetta per il tiro libero per amministrare il fallo tecnico combinato alla panchina toscana, poi sarà possesso per Piacenza. E 2 su 3 per Mattia Magrini, vantaggio Piacenza 7-6, 7-5. Una partita veramente non adatta ai deboli di cuore, Simone. Esatto. 2 minuti e 32, Piacenza in vantaggio di un punto, come dicevo, e in possesso di palla. Prova a farsi vedere Magrini, riceve invece Soragna che riconsegna a Gasparin. Poi c'è il blocco del numero 7 che prova a prendere posizione contro Laudoni. Questa è una sfida che si sta accendendo negli ultimi istanti. Altro fallo di Laudoni, che non è assolutamente d'accordo, sta protestando anche in questo caso. E anche questo è il quinto. Quinto fallo personale. E Laudoni lascia la partita. Buon per Piacenza anche in questo caso, perché parliamo di un giocatore
veramente pericoloso in termini realizzativi, è il miglior realizzatore dei suoi con 18. Piacenza in lunetta con Soragna che va a segno con il primo. È glaciale Matteo Soragna, 7-8-7-5 Piacenza, quando mancano 2 minuti e poco più alla fine di questa sfida. Si allacciano intanto Magrini e Marconato lontano da canestro. Ah, ottima difesa. Ottima difesa di Piacenza che conquista questo pallone. Magrini predica la calma, ovviamente ascoltato da tutti i compagni che sono della stessa idea. Non c'è bisogno di affrettare una conclusione con il rischio magari di perdere un pallone o comunque concedere qualcosa a Bottegone. Attacca Meschino che trova molto bene in angolo Soragna. Bravi. È un nozzu come lo definiscono dall'altra parte dell'oceano, ma sono sempre 2 punti allo scadere, 2 punti di un Matteo Soragna veramente fantastico questa sera. Quota 22 punti per Matteo Soragna. Però qua si legge tutto il gioco di squadra di Piacenza. L'azione è iniziata con una palla passata in angolo a Gas che rinuncia a un tiro da 3 in transizione, giusto, non era il momento della partita. L'azione continua e la palla arriva a Magrini, anche lui che rinuncia al tiro, palla in post basso Meschino che con spazio e col mismatch con Cernivani a fianco rinuncia anche lui al tiro per andare a fare un extra pass a Soragna, il miglior tiratore della squadra. 3 punti. Io ho incensato la freddezza, la classe di Matteo Soragna, come giustamente hai spiegato, è un canestro che deriva dalla creazione, dalla squadra, dal gruppo, dalla voglia di trovarsi dalla in questi momenti, esatto, in questi momenti di difficoltà è una qualità che veramente è oro. Adesso sono curioso di vedere Bottegone all'uscita dal time out come reagirà ai 2 giocatori che avevano fatto più o meno la partita insieme a Giannini, sicuramente vediamo. Taglio di Soragna, perso Rossi che appoggia 2 punti sul buon passaggio del compagno. Rimane a +3 Piacenza che ha anche questo possesso, però manca intanto 1 minuto e 20. Questi sono 2 punti regalati e pesanti perché sono 2 punti facili, punti che non devi concedere in questi momenti. Intanto c'è l'errore di Sanguinetti e attenzione, questo attacco di Bottegone rischia di essere praticamente decisivo. È vero, manca tanto, ma intanto Giannini si butta dentro, sbaglia questo appoggio e può attaccare Piacenza. Mancano 40 secondi in questo momento, Sanguinetti in possesso di palla, ecco l'uscita di Gasparin che riceve, si creano blocchi per Magrini il quale attacca, gli viene sporcato il pallone da dietro e attenzione questo attacco di Bottegone va in transizione completamente fuori misura, il passaggio di Magini per Rossi, buon per Piacenza. C'è un time out intanto in campo, mancano 21 secondi e 76. Piacenza li giocherà su questo +3, 80-77. A questo punto Bottegone non può permettere a Piacenza di arrivare in fondo all'azione per ovvi motivi. Probabilmente farà rimettere la palla in campo, proverà i primi secondi a pressare, anticipare, rubare e se non ci riuscirà commetterà fallo per forza. Per forza, perché mancano appunto meno dei 24 secondi dell'azione. Le ultime difese sono state veramente decisive per Piacenza. In uscita dall'ultimo time out Bizzoso aveva comandato cambio su tutto, cambio sistematico.
anche lunghi e piccoli cambiavano, questo per mantenere alta l'intensità e l'aggressività, cosa che ha pagato con una palla recuperata. Si può ricominciare, Magrini è pronto ad effettuare questa rimessa. Si asciuga il campo intanto, poi si potrà finalmente ricominciare. Perché sta andando per le lunghe, questo non può certo far felici le squadre che si stanno per giocare i possessi decisivi di questa sfida, e star fermi comunque non è il massimo. Sembra essere tutto quasi pronto, nel frattempo i coach di Bottegone stanno già studiando la successiva rimessa. Stanno già disegnando qualcosa, qualche miracolo. Rischia qualcosa. Attenzione. Piacenza, c'è però un fallo. Fallo di Cernivani. Buon per Piacenza perché Gasparin era veramente in equilibrio precario sulla linea laterale. Era a un attimo dalla palla persa. I centimetri, esatto. I centimetri che fanno la differenza. Ne esce con due tiri liberi quando mancano 20 secondi. Alla fine assegno col primo, quindi sono già due i possessi di distacco. Pronto già il time out per Bottegone in caso di realizzazione. Così è, e quindi nuova sospensione del gioco sull'82 a 77 per Piacenza. Quale può essere la soluzione di Bottegone in una situazione simile? Sicuramente disegnare una rimessa per prendere e tirare immediatamente. La cosa che può essere più curiosa potrebbe essere invece il tipo di difesa di Piacenza. Giochiamo per difendere o giochiamo per fare fallo? Giochiamo per difendere, rischiamo di prendere un tiro da tre punti, quindi non un possesso pieno, diciamo. Oppure giochiamo per commettere fallo, mandiamo in lunetta, teniamo un possesso pieno, tre punti di distanza, vediamo cosa avrà indicato coach Bizzozzi. Lo vedremo subito perché è tutto pronto per ritornare a giocare questi ultimi 20 secondi e 15 centesimi. Palla arriva Rossi, su di lui c'è Meschino. Il tiro di Giannini è sbagliato, il rimbalzo di Gasparin. Non commettono neanche fallo. Non commette nemmeno fallo, è finita qui. Vince Piacenza alla fine di una battaglia, immagino estenuante per i giocatori. Finisce 8-2, Piacenza 7-7, Bottegone. Una Piacenza trascinata da tre uomini non solo in doppia cifra ma tutti a quota almeno 20, parliamo di Magrini appunto a 20 punti, Sanguinetti 21, miglior realizzatore della sfida Matteo Soragna. Qualche curiosità statistica che ti balza subito all'occhio, Simone: sicuramente il divario di punti in area fra le formazioni, 46 Bottegone, 16 Piacenza, figlia di quanto abbiamo detto. Sono rimaste alte le percentuali da tre punti, parliamo comunque del 41 da tre punti appunto per Piacenza. Questo probabilmente fa la differenza. Sì, abbiamo visto squadre con filosofie diverse, Piacenza con la filosofia dell'uno contro uno e del tiro da tre punti,
Bottegone con la filosofia di palla in post basso e creare spazi sul perimetro o uno contro uno proprio vicino al canestro. Vince la filosofia di Piacenza, ma questo solo grazie ad una grande difesa. Chiude quindi con una vittoria il girone di andata della Becker Piacenza. Piacenza che è attesa per soli 4 giorni da un'altra sfida molto difficile a Montecatini contro Musulmano, la formazione in grandissimo ritmo. Per questa sera però è tutto. A tutti una buona serata da Luca De Micheli e Simone Zamboni. Buon basket!